Sì, il problema della sicurezza urbana non è pervenuto, anche perché non è mai stato sentito dall'amministrazione Pupino. Dopo 10 anni ho sentito qualche mese fa il sindaco parlare, dopo gli ultimi avvenimenti, di deriva sociale, però è finita lì, cioè non sono state fatte negli anni delle azioni tali da poter quantomeno far percepire al cittadino la sicurezza, quindi anche far percepire la presenza delle forze dell'ordine sul territorio come forze di controllo e non di repressione. L'obiettivo che è stato sempre messo alla Polizia Municipale è quello proprio della repressione, un obiettivo sanzionatorio, mai di costruire in maniera intelligente un discorso proprio di aiuto alla città e di decoro urbano come questa città merita. La videosorveglianza ha avuto solamente un piccolissimo spazio all'interno delle linee programmatiche dello stesso sindaco Pupillo, votate nel 2017 dall'amministrazione. In queste righe parlavano di un'implementazione della videosorveglianza e di un server da mettere in rete tra Polizia di Stato e Polizia Municipale. Queste telecamere non sono state implementate, quelle che c'erano non sono praticamente funzionanti, la cosa è stata più volte lamentata dalle stesse forze dell'ordine e la Polizia Municipale non ha ad oggi una sede dove può controllare, diciamo, queste telecamere, anche perché, ripeto, non funzionano. Le uniche a funzionare sono quelle della maledetta ZTL che ha ridotto al lastrico questa città e tutte le opere pubbliche importanti che vengono realizzate sono realizzate tutte in assenza di videosorveglianza. Quindi, questo a dimostrazione che loro praticamente questo problema non lo sentono. Ho sempre avuto l'impressione, e ora ne ho la certezza, che è un problema veramente ideologico praticamente, perché aiutare le forze dell'ordine secondo loro significa armarle. Non è questo. Abbiamo anche fatto questa, diciamo, nostra. Lanciato queste nostre idee, ma ne abbiamo lanciate tante altre che sono rimaste carta, e basta all'interno di un documento, scritto durante i tavoli sulla sicurezza. Quindi ad oggi purtroppo a Lanciano non ci sono presidi sul territorio e non c'è la percezione della sicurezza urbana.